È inutile dirvi quanto la Regina degli Scacchi sia stata una serie molto bella. Mi è piaciuta tanto, anche se non la inserirei nella mia personale classifica delle serie preferite. Molti di voi già l'avranno vista e Netflix, dopo aver visto che praticamente questa serie era stata vista da più di 62 milioni di account Netflix nel mondo, ha annunciato pubblicamente che è entrata a far parte della top 10 delle miniserie più viste su Netflix. Come al solito, quando guardo un film o una serie TV, non riesco a non far caso a qualche effetto speciale che hanno realizzato. Insomma, è il mio modo di godermi i film. È un brutto modo, però ogni volta che guardo un film cerco di capire che cosa sia vero e che cosa non lo sia. E non riesco a godermi il film in questo modo. Sono una brutta persona, va bene. Il team che c'è dietro gli effetti speciali della Regina degli Scacchi si chiama Chicken Bone VFX Studios, che è uno studio di New York. E si chiama appunto Osso di Pollo, quindi non so perché questo nome, però è simpatico. Direi di non perderci in altre chiacchiere e cerchiamo di capire quali effetti speciali hanno realizzato. Allora, direi subito di iniziare. Ok. Qui camera tracking, ok. Allora, qui si può vedere che hanno praticamente cambiato stagione. Questo come l'hanno fatto, ci sono riusciti ricreando completamente l'ambientazione. E poi hanno inserito anche degli object che sono questi due alberi. E qui hanno fatto anche un clean up. Se vedete in alto a sinistra hanno praticamente preso un pezzo di cielo e l'hanno ricopiato. Tipo con l'effetto timbro di Photoshop, insomma. Allora, gli effetti che hanno utilizzato probabilmente sono camera tracking per creare quello che è una camera. Cioè praticamente hanno cercato attraverso Nuke probabilmente, che è un software per fare compositing, in parole spicciole hanno ricreato digitalmente l'ambiente, la geometria dell'ambiente che vediamo. E poi successivamente, dopo aver ricreato digitalmente questo ambiente, hanno sovrapposto a questo ambiente dei materiali 3D che poi si creano con altri software. In questo caso i materiali 3D sono la neve, gli alberi ad esempio, questi alberi che adesso vediamo. Ovviamente stiamo parlando di Netflix e quindi c'è un team enorme. Io avevo letto che il team dei Chicken Bone VFX sono tipo 80 persone, se non mi sbaglio. Quindi immagino che ci sono persone incaricate, magari che durante tutto il progetto di realizzazione di questo film c'è chi magari ha lavorato solamente a quest'albero. Magari una persona ha lavorato veramente alla realizzazione non neanche del l'albero, ma solamente di qualche ramo di quest'albero e ha lavorato un anno intero solamente per fare quei rami. È così che funzionano gli effetti speciali. C'è gente che lavora solamente a un piccolo pezzo di un materiale che poi sommato a tutti i piccoli pezzi che fanno tante altre persone creano un effetto speciale che magari è di una scena che si vede solo per 4 secondi in tutto il film. È così che funzionano. Benvenuti nel mondo degli effetti speciali più complessi. Generalmente i software più utilizzati per effetti speciali più complessi sono Maya, ZBrush, Nuke e Houdini. Praticamente Maya per creare dei modelli, per animarli, ZBrush per fare dei modelli ancora più complessi con più dettagli, Houdini per creare altri tipi di effetti ancora più complessi e Nuke è un enesimo software che serve per mettere tutti insieme questi effetti. Si chiama compositing, però ovviamente non voglio entrare troppo nel tecnico, anche perché magari io non sono la persona più adatta, almeno per adesso sto studiando, ragazzi. Insomma, direi che possiamo andare avanti perché siamo solamente a 10 secondi di video, quindi vediamo cos'altro esce fuori. Allora, qui vediamo subito un blue screen che praticamente serve per isolare il soggetto e poi serve per aggiungerci tutti gli effetti speciali alla composizione. Il suo funzionamento è identico a quello del green screen, però la scelta del blue screen rispetto a quella del green screen dipende dall'ambiente, dipende dai colori del soggetto. Insomma, la scelta di un green screen o un blue screen dipende molto dagli indumenti che indossa un soggetto, almeno per quanto io ne sappia, però ne sono quasi sicuro sia così. Sopra intanto un green screen, vabbè, per isolare ancora di più la composizione. Per realizzare invece questi scacchi che si muovono, come già detto prima, c'è un team che magari c'è una persona che ha lavorato un anno intero solamente per fare una pedina. Quindi c'è qualcuno che ha pensato alla realizzazione del modello della pedina e chi magari ha avuto il compito di animarla. Vabbè, sono quasi sicuro sia così,
Perché il discorso è sempre quello quando si parla di aziende grandi come Netflix, HBO, Sky, che ne so, più grande la produzione e probabilmente più sarà esclusivo il tipo di lavoro che farà una persona. Queste pedine hanno proprio dei dettagli, hanno proprio delle scalanature. Quindi c'è qualcuno che proprio si è andato lì con la tavoletta grafica è andato a scavare con il pennello e a creare tutta la figura, tutta la pedina, volevo dire. Allora, probabilmente in questa inquadratura vediamo gli scacchi che si muovono, la stanza e i soggetti giù. Questo è tipo quando la bambina si trova ancora nell'orfanotrofio. La parte bianca che si vede, questa parte, vuol dire che o hanno ricreato da capo la stanza digitalmente, hanno proprio ricreato tutta la stanza, si sono presi delle misure e hanno ricreato tutto l'ambiente. Oppure questo è l'ennesimo camera tracking, ossia che hanno fatto il programma, fa un'analisi dell'ambiente e cerca di capire quali sono gli angoli, qual è la geometria, per poi andare a posizionare sopra a questa geometria dei altri oggetti, che possono essere muri, che possono essere quadri, ci puoi mettere di tutto, insomma, quando si fa il camera tracking serve proprio per analizzare l'ambiente, per poi metterci qualcosa di sopra. Andiamo avanti. Qui mi sembra abbastanza semplice. Qui praticamente hanno bucato lo schermo per poi inserirci tutta la scenografia. E dopo averci inserito la scenografia, che in questo caso è Las Vegas, che sono dei palazzi di Las Vegas, ci hanno anche aggiunto la color correction, quindi c'è un'altra persona che magari era incaricata di sfocare questa zona e dargli più luce. Insomma, quindi probabilmente. Ah, vabbè, qui proprio hanno ricreato completamente l'ambiente. Qui è tutto finto, quindi mi fa piacere. Io già avevo capito che almeno in fondo qualcosa di finto ci deve essere per forza, perché è impossibile riportare veramente una zona di Las Vegas agli anni 60, quindi è veramente impossibile. Quindi per forza tutto in CGI si fanno queste cose. Anche se ci sono aziende che magari comprano delle zone di strada, dei pezzi di strada, e li affittano, possiamo dire, ma non so come funziona burocraticamente parlando, per alcune aziende tipo la Marvel, che io sappia, bloccano proprio delle strade per poi riallestirle completamente. Però questo significa spendere dei budget veramente grandi, quindi è meglio ricrearli ovviamente tutti al computer. Mi dispiace che magari c'è qualcuno che ha realizzato per esempio questa scritta Frontier magari, e si vede, magari ci avrà dedicato un anno intero per poi farla vedere in uno shot di 3 secondi, 3-4 secondi. E bisogna anche essere molto precisi. Cioè, questo shot dura praticamente 4 secondi e già tutto l'ambiente di prima se n'è andato, non serve più. Quindi, per farvi capire quanta attenzione si dà ai dettagli quando si parla di una produzione Netflix. Ho saputo praticamente da qualche collaboratore di Netflix che le produzioni qui sono molto veloci. Netflix è un'azienda che fa tutto di fretta e cerca di farlo anche nel modo più efficiente possibile. Quindi può darsi di trovare qualche errore rispetto a un film che magari ci hanno dedicato 10 anni per farlo. Per esempio, per fare un Avatar 2, che dovrebbe uscire fra qualche anno, ci stanno dedicando degli anni interi, anni, cioè più di un anno, più di 2 anni, quindi per fare solamente un film che dura un'ora e mezza, 2 ore massimo. Quindi lì si ha la possibilità di dedicarci maggiore attenzione a tutti i dettagli del film. Mentre per una produzione Netflix che vuole sfornare in continuazione serie TV, film in continuazione, può capitare, è più probabile che possano capitare degli sbagli. Magari si può vedere, che ne so, come in Game of Thrones, che si vedeva il bicchiere di Starbucks vicino al tavolo di un personaggio. Purtroppo, quando si vogliono fare le cose di fretta, accadono problemi di questo tipo. Comunque, tornando a noi, abbiamo qui tutto CGI. Vabbè, questo era palese che fosse falso. Vabbè, figurati se un drone può arrivare a questa altitudine. Credo sia abbastanza illegale. E anche se un drone potesse arrivare a questa altezza, sarebbe abbastanza illegale perché, insomma, ci sono delle leggi che vincolano
il massimo di altezza per un drone, ma non credo che esistano droni che possano arrivare a queste altezze. Poi non lo so, non sono un dronista, non fatemi domande del genere, vi prego. Se notate, su questi green screen ci sono dei pallini bianchi. Questi pallini bianchi servono successivamente in post-produzione come riferimento per far capire al programma il movimento della videocamera che sta registrando. Questo è un argomento abbastanza complesso, non voglio entrare troppo nel tecnico, però essenzialmente servono come riferimento per aiutare poi in post-produzione, quando si andrà a realizzare l'effetto speciale. Allora. Ah, vabbè, qui hanno creato l'ombra degli scacchi e successivamente ci hanno aggiunto della sfocatura in più per rendere il tutto più reale. Quindi niente di difficile. Qui proprio ci si diverte. E la Madonna. Qui hanno proprio di nuovo ricreato tutto il palazzo, la facciata dei palazzi, per poi metterci le altre inquadrature. Vabbè, qui non credo ci sia molto da dire in realtà, perché hanno semplicemente ricreato le facciate del palazzo per poi inserire le clip video che hanno registrato successivamente in ogni finestra. Quindi hanno bucato le finestre. Qui, vabbè, hanno ricreato dei modelli per poi li hanno fatti muovere con un po' di motion blur. Infatti, qui si può vedere motion blur delle pedine. Qua niente di speciale. Qui, cavolo, hanno ricreato completamente l'ambiente in una zona deserta. Mi dispiace proprio per tutte quelle persone che magari hanno lavorato che ne so, qualcuno magari ha lavorato proprio per fare quelle case in basso a sinistra per un anno intero, per poi per una scena che dura 2 secondi. Quindi, ottimo. Qui hanno rifatto di nuovo tutto. Allora, sono partiti riprendendo questo shot da fuori, poi a questo shot, a questa ripresa, ci hanno aggiunto il green screen della macchina. Questo qui. Quindi hanno sovrapposto la macchina che era in green screen, che era in uno studio in green screen, questa macchina, e poi ci hanno messo come sfondo lo shot iniziale, esterno, e poi ci hanno così aggiunto una macchina, anzi no, due macchine, vediamo, in CGI, tutto per ovviamente rendere tutto il più reale e per creare questo ambiente. Poi vediamo cos'altro. Ok, qui hanno aggiunto com'è che si chiamano questi? Com'è che si chiamavano questi? Non mi viene in mente. Balconi, chiamiamoli balconi. Chiamiamoli balconi. Vabbè, qui hanno praticamente fatto un camera tracking del palazzo. Per poi, dopo aver fatto il camera tracking, hanno inserito lo stesso modello, immagino, del balcone e l'hanno ricopiato 4 volte. Quindi qua niente di complesso. Allora, hanno inserito prima le luci in fondo dello skyline. Poi hanno inserito il livello della strada senza macchine. Poi hanno ricreato delle macchine, dei modelli delle auto e li hanno messi sopra le luci, sopra la strada. Poi c'è il livello delle macchine. E poi hanno inserito l'ennesima ripresa di una macchina in uno studio con tutti gli schermi in green screen intorno. E poi questo bagliore, non ho capito che cosa sia questo bagliore che abbiamo visto prima. Ah, serve semplicemente per dare, non so, qualche dettaglio in più per il riflesso della luce. Qui dipende molto dal direttore artistico cosa voleva fare. Comunque, ancora qui possiamo vedere che qualcuno ha realizzato i modelli interi delle auto. Anche la parte di sotto si può vedere che hanno realizzato anche le ruote, per poi in questa ripresa
non si vedranno neanche le ruote, non si vede solamente la parte di sopra. Questo perché probabilmente le persone che erano incaricate di fare il modello dell'auto dovevano farla tutta l'automobile per dare la possibilità poi successivamente al direttore artistico di scegliere lui quale parte dell'auto far vedere meglio, far vedere di più. Quindi immagino sia stato questo più o meno il procedimento. Poi ogni produzione in realtà è diversa. Netflix sicuramente avrà delle due, un suo iter per lavorare, un suo iter, un suo modo di lavorare. Però allo stesso tempo ogni regista, ogni direttore artistico è diverso, quindi ogni volta che si lavora ad una produzione diversa ci sono altri modi di lavorare, perché ogni persona ha il suo modo di lavorare. Qua hanno ricreato praticamente lo sfondo, le luci. Ok, va bene. Vabbè, qui è palesemente tutto green screen. Infatti, qui era proprio fake, cioè qui proprio era palese la falsità proprio. Mamma mia, però che figata, cioè falso, ok, però che figata sarebbe realizzare tutto questo. Davvero bellissimo. Cavolo. Anche qui che figata. Hanno realizzato. Non voglio. Cioè, qui adesso non saprei cos'altro aggiungere, perché comunque generalmente hanno aggiunto altri palazzi in CGI e hanno aggiunto anche lo sfondo. Per poi rifinire le luci, per accentuare le luci, hanno aggiunto anche la luce qui alla scritta del palazzo. Questo è palesemente tutto CGI. Non c'è altro da aggiungere qui, è tutto CGI. Ah, però lo sfondo è vero. Può anche darsi. Credo di no, però può anche darsi. Ah, ok. Finisce così. Ah, anche poi c'è quest'ultimo che purtroppo c'è il. Abbiamo questo. Il video consigliato. Però vediamo che hanno aggiunto. Ah, no, niente, non fanno vedere niente. Ah, vabbè, questi. Gli scacchi. Va bene, ok, credo abbiamo finito. Serie fantastica, effetti speciali belli. Vi consiglio assolutamente di guardare questa serie se non l'avete ancora vista. Se questo video l'avete trovato interessante, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi anche al canale per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno. Attivate anche la campanellina delle notifiche per ricevere una notifica sul vostro smartphone quando uscirà un nuovo video. Io con questo vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!